Questo è l'inizio di Simon the Sorcerer 2. Rand, che si è... Accidenti! Rand! Cosa stai facendo? Nulla, papà. Non dire bugie. Cos'è questo? È solo un libro. Un libro di magia, vero? Ma sì, papà. Dove l'hai preso? L'ho comprato da un tizio giù in città. Mi ha detto che apparteneva a un potente mago chiamato Sordid. Te l'ho già detto una volta. Dimentica queste stupidaggini sulla magia una volta per tutte. Tu farai il contadino come i tuoi fratelli. Ma papà! Niente ma. Non voglio sentire una parola di più. Sì, papà. E quanto a questo? No! Farai i conti con te domani. Se fossi un potente mago come Sordid, farei vedere subito a lui e ai miei stupidi fratelli che comanda. Potrei conquistare il mondo. Sei? Quando ero in vita ero un potente stregone. Sordid, ma io pensavo fossi... Morto? Lo sono. Ma col tuo aiuto potrei vivere di nuovo. Fa come ti dico, insieme domineremo il mondo. Mi insegnerai le arti magiche? Sarai il mio apprendista. Cosa devo fare? Lascia che ti spieghi. Alcuni mesi dopo, la nuova fortezza del destino di Sordid, dove i trasgressori ed attori particolarmente sarcastici vengono uccisi, sì, i redattori. No, fallo finire, che schifo. Ah no. La pistola d'acqua. Maestro! Che vuoi? L'ho trovato, maestro! Guarda! Eccellente, eccellente. Come riuscirai a prenderlo, maestro? Con questo. Cosa ne pensi, eh? Ma è un guardaroba, maestro. Esatto. Perdona la mia ignoranza, maestro, ma non è un guardaroba come tutti gli altri, stupido. È un dispositivo di teletrasporto. Ah, ho letto qualcosa di simile in un libro di favole. Ah, di Narnia, è qui la recitazione a Narnia. Simon the Sorcerer 2. Immagino, maestro, quando Simon vi entrerà, lui lo porterà e allora io vivrò di nuovo. Che cosa diavolo è questo? Qualcuno si diverte a riempire di schifezze la mia stanza. Comunque, cosa ci fa qui? Non riesco a vedere nulla. Oh, sembra andare avanti all'infinito.
Adventure Soft present. Simon the Sorcerer. Due. Oh my. The Lion, The Wizard and The Wardrobe. Ora il leone, lo stregone e il guardarobe. Cosa ne pensate del nuovo look, eh? Scritto da Simon Woodruff. Grandioso! Bene ragazzi, iniziamo con qualche salto. Su, avanti, su, avanti. E adesso un po' di stretching a sinistra, a destra, a sinistra, a destra. Ricordate, stessa ora anche domani. Cambia canale, scopetta. Non c'è modo di fuggire alla legge, Luke. Vogliamo scommetterci, sceriffo? Alla Lucky Luke. Oh! Più in alto di far bagno. Oh sì! Fa anche il massaggio, sì? È duro essere una star dei videogiochi. Per preparare la torta alla frutta spugnosa avrete bisogno di un chilo di frutta mista a vostra scelta, la misura di spugna che abbiamo appena fatto, mezzo litro di crema fresca e adesso mescolate il tutto. Fate attenzione che tutto si amalgami. Riscaldate il forno a 180 gradi e infilateci dentro la scodella. Sei pronta ad aprire il frigo? Adoro superare il mio record di ingordigia di gelati. Brava! Dammi qua! Spero che tu capisca che questo significhi guerra! Vieni qua, scopetta, scopetta! Dove sei, scopetta? Ah ah! Cioè l'intro è una cosa di uno spettacolo, credo abbia capito. Quest'anno vi sarà molta legna da ardere. Ah, la citazione a Fantasia. Ecco, iniziamo. Nonno, vieni qua, presto! Chi l'avrebbe detto? Era ancora lui. Nel frattempo, nella fortezza di Sordid. Non posso crederci. Cos'è successo? Oh, magnifico! Quel dannato guardaroba è finito da un'altra parte. Queste cose devono sempre capitare a me! Sono sempre stato perseguitato dalla sfortuna. Tutto cominciò quando ero piccino e... Mio... padre era solito... Maestro! Sì, Dove ero rimasto? Stava delirando e sbraitando mia perfidità. Oh già. Manda il golem a prenderlo.
Sono Gargoyle! Oh, mia sapienza, golem, gargoyle, stessa roba! No, maestro, le gargoyle hanno le ali e non... Ti darei un taglio, vero? Subito, mia pazienza! Ti prenderò, ragazzo! Forse l'ultima cosa che farò! Tu sei l'ultimo elemento che mi manca per risorgere dal regno dei morti! Maestro! Oh, che sta succedendo? Oh, Simon, sono felice di vedere che stai bene. Non avercela con me, vecchio. Ma come diavolo fai a sapere il mio nome? Sono Calypso. Ricordi, mi hai salvato nella prima avventura? Vuoi dire che questo è un seguito? Temo proprio di sì. Terribile! Proprio oggi che mi sentivo stanco morto. Ok, nonno, chi devo andare a salvare stavolta? Sono qui per salvare il mondo nuovamente. Non sono stato io a portarti qua. Ci sei venuto tu con quello. Cosa? Col guardaroba? A te potrebbe sembrare un semplice guardaroba. Forse perché è un guardaroba. In realtà si tratta di un dispositivo di teletrasporto per viaggiare attraverso le dimensioni. Evidentemente qualcuno l'ha mandato per trascinarti qui. Ok, mettiamoci una pietra sopra. Puoi rimandarmi a casa ora? No, non è così semplice purtroppo. Sapevo che l'avrebbe detto. Per poter generare la potenza necessaria di un 21 gigawatt abbiamo bisogno di un carburante speciale che si chiama Mukusade. Mukusade? Non volevi dire ora? È la più potente fonte energetica del nostro mondo. Ok, dove possiamo trovarlo? Fortunatamente è piuttosto raro. L'unico posto dove si può trovare è nel tesoro del castello reale. Bene. Mentre tu sarai via, io riparerò il guardaroba. Non sembra molto difficile questa volta. Va bene, ma dov'è sto maledetto castello? Allora, è cambiato graficamente dalla volta scorsa. Abbiamo osserva, qui è porta, osserva, apri, raccogli, questo parla, indossa, usa e dai. Qui ci abbiamo la cartolina, chi no, qual è questo, usa, no, usa, usa cartolina per salvare, salva, mettiamo ace e salviamo intanto. Ok, è salvato. Normalmente le cose le consegna alle persone. Allora, qui ci abbiamo intanto un manifesto. C'è scritto che è stato indetto con un concorso per nominare nuovo mago di corte. No, voglio rileggere, no, aspetta. Per nominare... Che è stato... ok. Ah, qui c'è... Qui c'è quello lì, basta per ora. Raccogli mazza da baseball. Posso prenderla? Certo. Prendiamo la mazza da baseball. Ah, questa è la... E la bacchetta magica del primo capitolo. È la nipote di Calypso.
parliamo intanto allora anche con questo. Ciao! Salve. Salve. Tu sei Nene. No. Vabbè, sto cercando... Tu sei il nipote del vecchio, giusto? Sono Alex e mio nonno mi ha raccontato molte cose di te. Ti ho detto che facevo rotolane che mi piacevano i meloni? Non mi aveva detto che eri così rude. Ehi, mi sto solo scaldando. Oh, lasciami sola. Se ti dici, sì, che hai un corpo da sballo, mentirei spudoratamente. Lasciami sola. Che stronzo. Sempre un stronzo. Guarda roba con cosa nulla. Usa, no. Usa. Guarderò. Mazza. Guarderò. Cosa? Mi sembra c'è solo quello. Allora, facciamo parla con Calixto. Ciao. Come va? Tutto normale. Proprio uno come vorrebbe. Come uno vorrebbe. Sei vicino al ritrovamento del Mercusade? No, ma ho imparato molti nuovi insulti. Oh, bene. Sono sicuro che alla fine ce la farai. Qualche novità? No, ho paura di no. Comunque se saprai guardare dentro di te... Falla finita, ok? Ho chiesto aiuto, non mi consigliati della controfigura di Babbo Natale. Ascolta le mie parole, coraggioso avventuriero. Il tuo cammino ti porterà lontano. Vabbè, non... c'è modo di ragionare con me. Allora, qui abbiamo trovato soltanto questa... mazza da Befo. Andiamo avanti. Aspetta, andiamo di qua. Che c'è? Nulla. Piazza del... ah, c'è qui, c'è, ok. Ah sì, of course, ok. C'è fontana, ma che è questa? Questa è la strada dei mercanti, ok. Diciamo per lì la palude dove c'è il nostro amico piazza. Ah, quindi c'è il castello, che lo vedo. Qui c'è Calypso, da dove arrivo. Ah, quindi andando anche di qua esce la mappa. Ok, allora Calypso, competizione, piazza. Facciamo con Piazza del Borgo. Osserva ballerini. Sono ballerini folcloristici. E anche per sogni, se dove e se dopo mi servisse, usa. Non sono ancora pronto per attaccare le persone. Parla con ballerini. Oi, boh, ragazzi,
Dovete per forza prendere parte a questa turistissima attività? Probabilmente no. Non sono capace di parlare. Ma sì, li osserverò per un po'. Che è successo? Hanno perso un'arma. Ecco fatto. Ora come faremo a fare pratica? Abbiamo fatto fuori l'intera scorta di bacchette. Mi spiace, Malcolm. Facciamo un attimo di pausa. Io intanto penserò a dove trovare un altro bastone. Provo quello. Ottima idea, sono troppo stupidi per capirne la differenza. Scusa? Mi chiedevo se ti potesse servire. Grazie, amico! Guardate qui, ecco il bastone che ci mancava. Mi sa che qualcuno finirà KO. Ok, gente, si ricomincia! Non torna più giù. lo sapevo che dovevo pigliare la fisarmonia. La fisarmonia. Oh, diamine! Questo non era previsto. Ho l'impressione che dovremmo affiggere il manifesto di nuovo. Non posso. Ad esserci rimasti troppi maestri di danza qui in giro. Tu sai a chi rivolgerti, quei tizi hanno bisogno di aiuto. Intanto proverai a raccogli. Concentriamoci sull'avventura, ok? Ah no, perché non è fisarmonica. Vabbè. Ho un ottimo esempio di gente superflua. Non c'è niente che io abbia voglia di fare. Qui mi servirà, però non so cosa per ora. Quindi... Ah no, aspetta. Questa è la piazza... È una piazza chiusa? Mi sa di sì. No, non è chiusa. Calypso, competizione alla piazza del borgo. Andiamo a parlare con Calypso. E poi... Calypso! Oh. Ho fatto qualcosa di buono. Allora, parliamo con Alex. Ciao! Lasciami sola, per favore. Non mi piace molto. È difficile camminare con tutto quel peso davanti. Ti ho detto di andartene. Ho esaurito le battute imbecilli sulla testa. Ma perché? Non so più cosa diamine da fare. Mi piacerebbe aiutarti, ma sono vecchio, pasticcione. Ma hai sentito una cosa più giusta?
Va bene, cari youtubers, per ora diciamo di il prologo finisce qui. È un assaggio di quello che è Simon the Sorcerer 2. Quindi per oggi dal canale è tutto, vi aspetto alla prossima parte. Ciao!